la cioccolata mi ingrazza, fondente, fa bene, quindi mangiate la cioccolata che fa bene a tutti. Ecco, no, scusate, mi stavo consultando sul programma, perché prima che magari i nostri ospiti se ne vadano, lascio un attimo la parola a Vincenzo Manco che, per un saluto, e poi a Tiziano Pesce. Vincenzo. Tanti bambini sono andati via perché volevo fare una domanda provocatoria, me la tengo alla fine. Sera a tutti, grazie al Comitato di Genova, della WISP, al Comitato Ligure, perché continuano a festeggiare i nostri 70 anni. Io qualche giorno fa ero all'iniziativa del Pubblicità in carcere a Marassi e ci torno molto volentieri. Saluto gli amici, ho visto Cristina Lodi, ho visto Sergio Rossetti, Pippo è qui, e grazie per essere qua con noi e grazie a tutti. Pippo è già su. Allora, qualche giorno fa in un'altra iniziativa della WISP mi hanno chiesto che cosa deve fare la WISP del futuro. Ho risposto in questo modo: deve prendersi la piazza, deve prendersi i porti. Stamattina ero a Trezzo sul Lata in un altro convegno e lì si parlava di attività sportiva, attività motoria nei parchi, sostenibilità ambientale, cultura ambientale e quindi sana alimentazione e corretti stili di vita. Noi abbiamo bisogno, come Sport per Tutti, come WISP, non soltanto di diffondere e promuovere la pratica sportiva, abbiamo bisogno di costruire cultura sportiva. La cultura sportiva la si fa anche costruendo rapporti virtuosi con le istituzioni locali, virtuosi con i genitori e con i bambini, che poi, voglio dire, lo sport lo praticano gli adulti, gli anziani, ma abbiamo bisogno anche di costruire rapporti virtuosi in partnership con, come in questo caso, promuovendo sana e corretta alimentazione con Alcenero. Noi, come dire, su questo abbiamo intenzione sicuramente di creare una vera e propria rete di aziende, di sportivi, di associazioni, di enti locali che lavorano sulla responsabilità sociale dello sport. Divertimento, responsabilità sociale e risposta a quelli che sono i bisogni delle persone. Attraverso la pratica sportiva questo lo si può fare benissimo, soprattutto come Sport per Tutti. Io quindi vi ringrazio perché la festa della WISP qui a Genova, come dire, ci sono delle altre ancora iniziative da fare anche come in tutta la Liguria. La nostra festa dei 70 anni terminerà il 31 di dicembre. Abbiamo una serie di iniziative già in calendario e un'altra dove Giuliana Alcenero ne abbiamo messa, come dire, proprio adesso, ipotizzando un'iniziativa con appunto la parte degli agricoltori pugliesi che faremo a Bari probabilmente in autunno per promuovere sempre di più, e qui c'è un'altra pugliese che gioisce veramente, per poter promuovere sempre di più sport, sana alimentazione e attività fisica. La provocazione era questa: ogni tanto noi dobbiamo costruire sana alimentazione, fornire i kit e quant'altro, la provocazione che volevo fare, ragazzi, era ogni tanto un birino con la maionese, forse un po', perché insomma bisogna anche non rigidi, costruire cultura, ma ogni tanto andare con gli amici a festeggiare il famoso terzo tempo per tutti. Grazie e complimenti ancora a tutti, grazie. Eccoci qua, intanto saluto il presidente, sono arrivato in extremis per carpire l'ultimo tratto. Ma noi, a parte il tango, penso abbiamo anche Yuri Medeiros e Pedro Perrera, due giocatori del Genoa che hanno voluto venire oggi anche loro a trovarci alla festa dello sport. E quindi noi adesso tra poco scegliamo e chi è di fede rosso-blu, insomma, il presidente è in rosso-blu, quindi direi che assolutamente ha fatto una scelta di campo. Perché? Perché Yuri e Pedro sono ospiti dello stand dell'Istituto Baluardo, che è storico partner del Genoa, tra l'altro di casa qui al Porto Antico, lo sanno i colleghi giornalisti che vivono la loro estate qui a cercare di capire sempre quali sono i nuovi acquisti che arrivano, e lo sappiamo sempre dalle visite mediche. Poi arriveranno nell'altra anima dell'area con Elisabetta Grillo, ovvero il laboratorio Albaro, storico partner della Sampdoria. Tra poco se ne arrivo anche Zapata e Belek, così siamo in par condicio e sono contenti anche i tifosi blucerchiati. Patrizia c'ha qualcosa di blucerchiato, vabbè,
ce la inventiamo, facciamo, dobbiamo essere bipartisan. Poi ovviamente, visto che è una grande festa di sport, abbiamo questi due fisicacci qua, e mi piace ricordare che hanno due settimane da poco, quindi non solo vi dovete alimentare bio, intanto ciao, buongiorno e ben ritrovati, non solo dovete mangiare bio, ma dovete mangiare tanto, perché hanno la Final Six Scudetto la prossima settimana in Sicilia, e poi la grande Prorecco ha portato qua a casa nostra, a Genova, la Final Eight di Champions League, la prima finale a 8 della storia della Coppa dei Campioni di Pallanuoto, alla Shore, 7-8-9 giugno. Quindi, che dire, speriamo di potervi, no, anzi speriamo, vi applaudiremo sicuramente, e poi speriamo di poter gioire insieme, perché poi loro hanno sempre questa etichetta di vincenti e hanno sempre l'obbligo di vincere. Sono uno squadrone, ma sono sicuro che affronteranno l'impegno alla grande. Che devo dire, siamo arrivati alla conclusione? Eccola qua. Tra l'altro io ringrazio Alcenero, perché domani i vostri preziosi kit saranno anche, non solo gustoso complemento, ma anche educazione importante, nei pacchi premio di 70 studenti che hanno partecipato al concorso scolastico di Stelle dello Sport. Ci siamo entusiasmati, abbiamo ricevuto 4.153 elaborati, una roba pazzesca. Abbiamo selezionato 70 elaborati che premieremo ovviamente domani anche con il vostro kit, quindi grazie. Sarà un onore e di nuovo il piacere e l'onore che per noi essere qui in questa splendida cornice del Porto Antico, e soprattutto accanto a una realtà così bella come WISP. L'unica cosa che vorrei dire è un augurio perché alimentando bene i giovani di oggi possono diventare anche campioni domani. Vi saluto e vi ringrazio tanto. Solo una cosa, tutta la festa, c'è il desk tutto ristoro, quindi chi volesse assaggiare i prodotti al Alcenero sono qua a vostra disposizione. E mi permettete una foto con i due campioni? Voglio far ingelosire mio marito, ok? Una grande ex pallavolista con due super pallanuotisti, non sfiguri per niente. Qui a, Sara, qui a Genova la festa dello sport continua anche nei prossimi giorni, rimanete collegati. E allora, congratulazioni per tutti, io non ho ribadito saluti. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, amici dell'WISP, amiche dell'WISP, della pagina Facebook WISP Nazionale. Siamo a Genova, chi vi parla è Tiziano Pesce, presidente regionale WISP Liguria, vicepresidente nazionale. Vi trasmettiamo dalla Festa dello Sport, dalla 14ª edizione della Festa dello Sport, che ogni anno, appunto da 14 anni, trasforma il Porto Antico di Genova in un vero e proprio grandissimo parco olimpico, 90 discipline sportive da ammirare, da provare. Purtroppo fino a pochi minuti fa abbiamo avuto un bellissimo sole, ora sta iniziando a piovere, alcuni disagi anche sulla rete autostradale stanno ritardando l'arrivo dei piccoli e grandi atleti che fra qualche poi minuto dovrebbero partecipare al Memorial Franco Martello, meglio a 3 ore di pallacanestro ricordando Franco Martello, padre fondatore dell'WISP in Liguria e non solo. Vi documenteremo comunque tutto nelle prossime ore sul sito WISP Genova e sul sito WISP Liguria. In questo momento siamo ai magazzini del Cotone, dove sta appunto iniziando a piovere e dove è in programma la manifestazione di atletica leggera a partire dalle categorie giovanili, con le finali del circuito provinciale dell'WISP di Genova. L'atletica è leggera, con il miglio, il mini miglio, che poi farà letteralmente da apripista alla gara dei più grandi, il miglio blu, sulla distanza appunto del miglio attorno alle splendide strutture dei magazzini del Cotone. Come vedete, purtroppo si stanno aprendo gli ombrelli, quindi vedremo anche nei prossimi proprio istanti cosa fare. Tommaso Bisio, responsabile del comitato organizzatore del WISP di Genova, nonché responsabile nazionale dell'atletica leggera, deciderà con lo staff del settore atletica, con i giudici, perché ovviamente il divertimento, lo sport, ma al primo posto, diciamo così, in questi momenti la sicurezza dei giovani atleti. Tanti i partner che ci stanno supportando in questi 3 giorni e tantissime attività, e tra i partner ovviamente citiamo Alcenero, che già da ieri ha partecipato all'apertura della festa, all'apertura
della Baby Maratona, con tutte anche le istituzioni sul palco a premiare i piccoli atleti, a partire dal governatore della Liguria Giovanni Toti, e poi una giornata ricchissima con il seminario su sport e alimentazione con WISP e Alcenero, il consorzio di agricoltori biologici che festeggia quest'anno 40 anni di attività al fianco appunto dell'WISP nel 70° della nostra associazione. Purtroppo, vedete, stiamo inquadrando l'area del Porto Antico, sullo sfondo la piazza delle feste, l'ascensore del Vigo e dall'altra parte appunto del Porto Antico l'acquario. Purtroppo in questo momento appunto siamo costretti, mi dicono, ad annullare la manifestazione, quindi ancora mi prendo io alcuni istanti per dire cosa sta succedendo, cosa è successo e cosa succederà anche nella giornata di domani. Dicevamo ieri, tantissime attività contraddistinte dal marchio WISP, a partire dall'atletica leggera ieri mattina, ma poi ieri sera una splendida serata di danza in Piazza delle Feste, oltre 500 partecipanti e oltre 300 ballerini sul palco che si sono esibiti, si sono alternati in tutte le attività, e poi tantissime attività anche ancora in corso, la piscina delle attività subacquee, il campionato nazionale, la tappa ligure del campionato nazionale di Muay Thai, tantissime poi sono le attività sui campetti disposti all'aperto, di pallavolo, di calcio, insomma tanto altro. Ora, prima di chiudere, cerco di recuperare Emma Quaglia, atleta che non ha bisogno assolutamente di presentazioni, di livello europeo e mondiale, che si è prestata oggi a fare la madrina a questa manifestazione. Emma, siamo in diretta sul canale Facebook di WISP Nazionale. Stavo raccontando che purtroppo abbiamo alcuni problemi legati alla pioggia, ora vediamo che arriva ancora una batteria, quindi dopo l'arrivo ti chiederò una battuta al volo per commentare questa manifestazione. Grazie Emma. Ecco, ancora una batteria che è partita, proprio di piccolissimi atleti, li vediamo proprio sotto l'arco del traguardo. Lascerei parlare le immagini per alcuni istanti, poi una battuta con Emma Quaglia prima di lasciare la linea WISP Nazionale. Dopo l'arrivo, davvero il piacere di essere ricompensati con la medaglia per tutti, ovviamente come è e come deve sempre accadere nel più grande spirito e valore WISP, proprio dalle mani di Emma Quaglia. Ecco, anche i genitori che ovviamente vogliono la foto ricordo con i propri figli, con Emma. Emma, proprio una battuta al volo, perché la festa ovviamente è dei bimbi, però una considerazione da un'atleta che ovviamente è abituata a calcare ben altre piste, ben altre strade. Niente, è sempre bello, quando si gareggia, si corre, poi qua ci sono i bambini, per cui tutte le strade sono buone, mi pare che ci sia un bel clima umano, non tanto diciamo atmosferico, però direi che la pioggia non sta disturbando più di tanto. E niente, mi hanno dato questo ruolo, mi hanno attribuito questo ruolo importante di consegnare le medaglie e sono entrata nella parte. Grazie Emma. Prego, ciao. Grazie da tutto il visto. Come vi dicevo, dal Porto Antico di Genova per il momento è tutto. Grazie all'ufficio stampa e comunicazione dell'WISP nazionale, grazie all'ufficio marketing e a tutti i partner nazionali che stanno collaborando per la buona riuscita di questa manifestazione. Arrivederci. Buongiorno da Tiziano Pesce, buongiorno da Genova, dalla Festa dello Sport. In questo momento siamo in piazzetta vittime di tutte le mafie, siamo partiti mezz'ora fa dal Porto Antico, un serpentone colorato per dire no al razzismo, a ogni forma di discriminazione, e ovviamente quinta edizione della camminata contro il razzismo con le amiche e gli amici della Compagnia del Suc, gli artisti e tanti genovesi che oggi si sono
uniti a noi. Ovviamente non potevamo che partire con questo collegamento con Carla Peirolero. Beh, dire Carla Peirolero vuol dire tutto: autrice, attrice, regista, anima della Compagnia del Souk, di un festival che compirà 20 anni nel 2018. Per la quinta edizione, WISP Liguria, ma tutta l'WISP al fianco di Carla. Un compito difficile, Carla, ti assegno, quello di un paio di minuti dire, raccontare cos'è la camminata contro il razzismo. Direi che la camminata contro il razzismo intanto nasce direi proprio dall'unione con WISP, perché lo sport, così come lo spettacolo, il teatro, la cultura, sono settori dove davvero si può maturare una integrazione tra culture che non sia pretestuale solo di alcune occasioni per parlare di una o difficoltà o invece di cose che si faranno nel futuro. No, lo sport, la cultura, il teatro, lo spettacolo cercano con molte difficoltà di portare avanti il tema del dialogo tra culture. Noi lo facciamo attraverso il festival, che poi dal 15 al 24 giugno al Porto Antico diventa coloratissimo, come è colorato adesso con la festa dello sport e col festival. Però è importante che ci siano tante occasioni aperte alla cittadinanza durante tutto l'anno, perché sono temi, quelli dei pregiudizi, che possono anche causare davvero tanta violenza, e non abbiamo bisogno di violenza. Siamo in un mondo che va verso la globalizzazione e deve globalizzare non soltanto il mercato, ma deve globalizzare i diritti, il rispetto e il senso di una cittadinanza condivisa. Benissimo, siamo in piazzetta Vittime di tutte le mafie, fra poi alcuni minuti la sosta successiva in un'altra piazza veramente significativa per Genova e per tutti noi, piazza Don Andrea Gallo. Oggi è anche l'occasione per ricordare un grande amico del Souk, un grande amico di Genova e non solo, a 5 anni dalla sua scomparsa. Ma sì, Don Andrea è sempre stato con noi, in qualche modo noi sentiamo che sta camminando con noi, e credo che questo cammino è anche per ricordare persone che non sono qui, ma che in qualche modo sono invisibili ma non assenti, e questo è molto importante, continuare a testimoniare, prendere il testimone di questo messaggio di pace e di non violenza. Tanto alle tue spalle Laura Parodi e Smeralda Sciascia, due tra le artiste più significative della Compagnia del Souk, hanno intonato, le ringraziamo, Bella Ciao, con altri nostri compagni di viaggio. Ora andremo avanti, Carla, ci spieghi un attimo tu con delle letture molto importanti, perché dicevamo giornata contro il razzismo, contro ogni forma di discriminazione e ovviamente con un'attenzione particolare ai più giovani. Ma sì, direi che è anche oltre i 20 anni del Souk, sono anche 30 anni della Convenzione ONU sui diritti per l'infanzia, quindi leggeremo alcuni degli articoli riletti tra l'altro dall'UNICEF proprio in una forma più vicina ai bambini, e quindi avremo delle letture fatte da una bimba, da un ragazzo, per ribadire con alcuni articoli il diritto di tutti i bambini ad avere un'infanzia, non soltanto che in qualche modo soddisfi i bisogni primari, no? Ma anche che li protegga dalle guerre e che possa dare anche vita a una emotività e a una educazione verso il futuro. Ringraziandoti Carla, ancora una battuta, diciamo così, un tweet per tutti i nostri amici, lo ricordiamo, della pagina Facebook di WISP Nazionale, che ci stanno seguendo in questi minuti e che ci seguiranno ovviamente sui nostri social anche nelle prossime ore. Lo dicevi già prima, un compleanno importante per il Festival Souk, 20 anni, che si abbina al compleanno dell'WISP, 70 anni, con questo proprio tweet 70 anni per il futuro, tra storia e memoria, quindi due realtà molto attive sul territorio che continuano un percorso insieme. Ovviamente da parte dell'WISP c'è tutta la volontà di andare avanti al vostro fianco, mai come in questo momento c'è bisogno di, come dire, di sinergie per dire no, per gridare no ad ogni forma di discriminazione. Direi sì, cammina con noi, no al razzismo, hashtag no al razzismo, e naturalmente non solo oggi ma tutti i giorni futuri, e poi vi aspettiamo tutti al Souk Festival dal 15 giugno. Grazie Carla. Grazie a voi.
Allora, davvero lasciamo a voi, al di là delle parole, i canti e poi le letture. Il bello della diretta, potremmo dire, ci ha raggiunto un altro grande amico del SUC, dell'UISP, il coordinatore della comunità di San Benedetto al Porto, Domenico Megucchionetti. Lo dicevamo prima con Carla, questa è un'iniziativa molto, molto cara alla comunità di San Benedetto e oggi, appunto, fra qualche minuto ricorderemo Don Andrea nella sua piazza, in piazza Don Andrea Gallo, a 5 anni dalla sua scomparsa. E Domenico, una battuta per gli amici di WISP Nazionale che ci seguono in questo momento in diretta sulla pagina Facebook. Ricordiamo che Don Andrea era molto appassionato di sport, credeva anche nello sport come mezzo di integrazione, come linguaggio di unione fra i popoli. Beh, quello assolutamente, molte le sue iniziative, tra attraversare il Pio, il campo di allenamento del Genoa, piuttosto che insieme a Carlo Besana essere sponsor sociale con la comunità San Benedetto al Porto della squadra NBA Basket Zena, che arrivò anche in Serie B, e poi molte altre cose. Fu un arbitro di calcio, insomma, lui quando era prete giovane al Don Bosco utilizzava sicuramente lo sport come veicolo di integrazione per i ragazzi più disagiati, e anche la Garaventa quando fu cappellano su quella nave. Quindi sicuramente il suo legame con lo sport, soprattutto negli anni del suo presbiterato, fu un veicolo molto importante. Un ringraziamento a WISP Nazionale, un ringraziamento al SUC, perché iniziative come queste sono fondamentali oggi, e perché proprio lo sport è un elemento centrale di relazione e di integrazione che ci mette tutti alla pari e ci fa conoscere, poi ci fa dare un nome alle persone che altrimenti rischierebbero di essere categorie per nazionalità o categorie in assoluto definite dalla società. Invece no, bisogna conoscersi la dimensione umana per nome, anche attraverso, appunto, e soprattutto attraverso lo sport. Grazie mille Domenico, e ovviamente un ringraziamento a tutta la comunità. Raggiungiamo sempre in diretta Carla e vediamo se riusciamo a partire con una lettura con i nostri splendidi bimbi. Sì, proviamo. Facciamo un'anteprima, ecco. Un'anteprima e poi la riprenderemo per tutti gli amici della camminata. Ancora qualche istante. Ci mettiamo qua, va bene? Mentre davvero ringraziamo tutto lo staff, quindi non solo ovviamente Carla, ma tutti gli artisti e ovviamente tutti i volontari della compagnia del SUC, che in queste settimane oltretutto sono impegnatissimi nell'organizzazione del prossimo festival, ce lo ricordava Carla prima, quindi dal 15 al 24 giugno nella splendida location di Piazza delle Feste al Porto Antico. Ecco, partiamo con la lettura, come vi dicevo un'anteprima e poi dopo la ripeteremo. Sono l'UNICEF, l'opuscolo che trae alcuni articoli dalla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia. Emma, a te il via. Articolo 1. Chi ha meno di 18 anni ha tutti i diritti elencati nella Convenzione.
Articolo 2. Tutte le bambine e tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti. Non ha importanza il colore della pelle, la religione, se sono ricchi o poveri. Articolo 3. Quando un adulto ha che fare con te, deve fare il meglio per te. Grazie Emma. Simone. Cioè Simone, Mano, scusami. Manuel. Articolo 30. Hai diritto a praticare la tua religione, la tua cultura e a parlare la tua lingua. Articolo 31. Hai diritto a giocare, fare sport e avere tempo libero per divertirti. Articolo 42. Tutti gli adulti e tutte le bambine e i bambini dovrebbero sapere che esiste questa convenzione. Hai il diritto di sapere quali sono i tuoi diritti e anche gli adulti dovrebbero conoscerli. Grazie a tutti. Ci stiamo avvicinando quindi alla conclusione di questo collegamento. Una zoomata sullo striscione che ricorda appunto il 70° anniversario dell'UISP. Noi continueremo questa mattina con la camminata, con tante altre soste artistiche, ma per ricordare soprattutto agli amici dell'UISP di Genova, della Liguria, ma a tutti quanti, ecco, che noi saremo alla Festa dello Sport fino a tardo pomeriggio, continueremo con tutte le nostre attività. È una 3 giorni fantastica e immaginiamo che questa sera potremo anche festeggiare i 100.000 ed oltre visitatori tra partecipanti alle attività e persone di tutte le età che si sono volute aggiungere al grande staff di UISP, di Porto Antico, di Stadio dello Sport per vivere con noi questa 14ª edizione di Festa dello Sport. Per ora è tutto, grazie a tutti per l'attenzione.